Bentrovati, nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. La svolta sul piano tecnico era nell'aria e arrivata, come era facilmente prevedibile. Ieri sera attorno alle 21 il club in una nota, il Foggia evidentemente in una nota, ha confermato quanto già si sapeva dalla prima mattina, dopo che alla ripresa degli allenamenti lo staff tecnico non si era presentato alla FIGC, ovvero Coletti e il suo collaboratore più stretto Luigi Agnelli sono stati sollevati dall'incarico. Coletti, vi ricordo, che di fatto era l'allenatore in seconda del Foggia, insomma, in questa situazione, in questo quadro che credo non abbia precedenti nella storia del calcio, soprattutto nella storia del club rossonero, la storia ultracentenaria del club rossonero. Inevitabile che dalle parti di Viale Ofanto si prendesse una decisione drastica nella forma e nella sostanza, perché insomma tre sconfitte di fila hanno relegato il Foggia, come avete ben visto, in quindicesima posizione di classifica con soltanto 3 punti di margine di vantaggio rispetto alla zona play-out. C'è da darsi una mossa, ci voleva una scossa e la novità è che c'è un clamoroso ritorno alla guida del Foggia. Sta per inaugurarsi, o meglio, si è inaugurato già questa mattina il Cudini Bis, che probabilmente era la soluzione che nessuno aveva preso in considerazione nel momento in cui, insomma, era palesata questa possibilità di una svolta tecnica, ma che alla luce anche, insomma, di tutto quello che si sta palesando all'orizzonte, non è detto che non sia la scelta migliore in questo frangente. Cudini torna perché evidentemente è ancora sotto contratto, non poteva rifiutarsi di tornare a guidare i rossoneri dopo che era stato sollevato soltanto 40 giorni fa o giù di lì, dopo la 17ª gara di campionato e quel pari casalingo con il Potenza, insomma, che si era portato dietro tanti malumori e tante polemiche per via anche di quel rigore sbagliato, insomma, che poteva dare un esito diverso di quel match. Cudini salutava alla vigilia del derby con l'audace Cerignola e da quel momento il Foggia, praticamente, che già stava accusando, per la verità, un momento di evidente flessione, ha preso davvero il precipizio, se è vero come è vero, insomma, che senza Cudini in panchina e con il duo Coletti-Vacca, la formazione rossonera ha inanellato 4 sconfitte, di cui 3 consecutive ed una sola vittoria nel match di fine anno con il Monterosi, la Cenerentola Monterosi, il fanalino di coda Monterosi. Cudini, probabilmente dall'ambiente anche in questo particolare frangente, non sarà riaccolto con grandi consensi, ma dobbiamo capire anche che forse è lui il tecnico che in questo frangente può riprendere per i capelli una situazione che va degenerando. Certo, dobbiamo aspettarci anche delle inevitabili epurazioni a questo punto, perché chi
segue le vicende rossonere ricorderà bene che l'esonero di Cudini arrivò anche per volere volontà di qualcuno dei senatori del gruppo. Immaginiamo che nel momento in cui Cudini torna in sella avrà messo degli inevitabili paletti che il club dovrà assecondare. In questo momento però ci vorrà molto pragmatismo e soprattutto ritrovare la coesione del gruppo. Ecco, sul piano tattico non c'è niente da stravolgere, non c'è niente da inventarsi. Ci dispiace per come sia finita la parentesi di Tommaso Coletti sulla panchina del Foggia. Probabilmente la loro idea di calcio ha un senso, sicuramente avranno anche fortune professionali importanti in divenire, ma in questo particolare frangente a Foggia ci voleva molta più concretezza. Concretezza che, a nostro avviso, Cudini può restituire a questo gruppo, soprattutto se andiamo a vedere quelle che erano state le prime 8 giornate del Foggia. Foggia che di qui alla fine ha un unico obiettivo, evidentemente, preservare la categoria, e con questo gruppo, con qualche inevitabile epurazione e perché no anche con qualche ulteriore puntello, siamo certi, insomma, che Mirko Cudini nel porto della salvezza, questa squadra che al momento è alla deriva, riuscirà a portarla. Ciao.